per l'inizio di gara 2, Race a Taxi 100, gara 1 è andata al grandissimo Luca Coletto con una grande rimonta dalla quarta posizione, ha beffato Cristini che è arrivato secondo e terzo Marco Como, ma adesso ci apprestiamo a vivere una gara 2 spettacolare con una situazione climatica decisamente differente, 2350 metri, 8 giri, tempo di percorrenza massimo, una gara importante che dovrà dare delle risposte importanti in ottica vittoria finale. A tra poco! Stefano, cosa ti aspetti da questa gara qua? Beh, cercherò di dare il meglio possibile perché questa è una delle mie qualifiche migliori. Per fortuna la pista asciugata perché su bagnato non è andato molto bene. Ho fatto subito un side in curva 2 appena entrato, quindi adesso è il momento di reset e dare il massimo e cercherò di fare il meglio possibile. Ma tu il massimo lo dai sempre? Certo, ovvio. Grande Stefano, ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Velocissimamente con Maurizio Morselli. Maurizio, cosa ti aspetti da questa gara? Ma intanto abbiamo risolto, non so se abbiamo risolto i problemi di ieri del saltellamento, adesso vediamo, prendiamo Mansh 1 per portare a casa più punti possibili, dopo vediamo. Grande Maurizio, ti aspettiamo parco chiuso, a dopo, grazie. Tutto pronto per l'inizio della gara con il poleman, Matteo Cristini, al suo fianco Bettella e Como, seconda fila con Coletto, Cappelli, Campanini, Copponi, Bassi, Boccellari, si accendono i semafori, si spengono le luci, via, partiti, buona la partenza mi sembra di Cristini che cerca di beffare tutti quanti per quanto concerne l'inizio di giro, effettivamente sembra essere così con un Bettella che gli si accoda, va un po' largo, Coletto larghissimo, sesto, settimo, brutta partenza per Coletto che aveva fatto primo in gara 1 e adesso si trova a dover rimontare. Cappelli, anche lui invischiato in una gara complicata, ce l'ha detto anche ai microfoni prima della gara, ha detto non ho il feeling giusto, però mi presento, cerco di dare meglio di me, sarà una gara complicata. Intanto Como prova a mettersi davanti ma va largo Cristini, gli si riaccocchia, si dice in italiano, riacchiocchia davanti Cristini, Bettella, Como, con Coletto che scatenato però Coletto, si è già preso la quarta posizione e adesso cerca di rinvenire, di risalire perché ha bisogno di punti che lo avvicinerebbero davvero a quella che può essere un'impresa clamorosa. Partendo dal quarto posto ha fatto primo in gara 1, ma adesso è tutta un'altra gara con Cristini davanti, Bettella alle spalle e Como, questi primi tre con Coletto che sta cercando di rimontare dopo una falsa, falsissima partenza. Eccoli qua, davanti Cristini, Bettella, Como, Coletto che sta venendo su forte. Intanto Bettella prova ad entrare su Cristini, vediamo anche se ci riesce mentre vanno via via passando tutti i piloti. Vediamo Maurizio Morselli, alle sue spalle c'è Luca Carone che vanno a comporre quello che è il parterre dei piloti della Race a Taxi 100. Eccola qua una inquadratura di Maurizio Morselli, Cristini davanti, Como cerca di affacciarsi su Bettella che stringe, mamma mia ragazzi, mi fate sempre molta paura. Cristini davanti, Bettella, ah! Lo ha preso, Bettella ha preso Cristini, Bettella ha preso Cristini, peccato, penso che l'abbia proprio preso dentro, tanto andiamo a rivedere il replay, forse qui un eccesso di foga, non so se ci sia stato un tocco tra le due moto, vediamo il replay, molto bella l'inquadratura che ci viene fornita dalla regia, ma questo è, tant'è, Bettella, Como, Coletto, è cambiata la gara, peccato per Cristini che apre le braccia come per dire ma io che ci posso fare, e in questo caso lui non ci può fare niente, 3 su 8, ma Coletto sta salendo su, non forte, fortissimo, con Como davanti, mi sembra che possa essere davvero diventata la sua pista, un Coletto scatenato, un Coletto concentratissimo prima della gara, tanti sentimenti, tante sensazioni, una situazione anche particolare a livello suo personale, l'abbiamo visto veramente carico e chissà di come va a finire questa gara, si è avvicinato clamorosamente a Como, Coletto tra poco è già pronto probabilmente a cercare il sorpasso su Como per poi lanciarsi su Bettella, sarebbe una vittoria importante per Alberto Bettella e poi lì dovremmo certificare un po' quello che succede a livello di punti
Per quanto riguarda la competizione finale, un saluto va sicuramente a William Benedet, che non è della contesa, ma non era già della contesa a Magione, purtroppo ha abbandonato qualsiasi sogno e velleità. Coletto va largo, no, mamma mia, ci sta già provando, si è già fatto vedere. Cappelli intanto alle spalle, fatica tanto Stefano Cappelli, però ce l'aveva detto, ve l'avevamo detto anche in fase di presentazione, di preparazione della gara, Stefano Cappelli non era completamente con controllo della gara. Siamo a metà gara e adesso è la gara di Coletto. Coletto di nuovo si fa vedere sul combo, vediamo se cerca il sorpasso subito, sì, lo cerca, vediamo se riesce a portarlo, sì, grande sorpasso di Coletto sul combo con una facilità disarmante. Anche Marco Como sembra non essere completamente in fiducia per quanto concerne la competizione. Qua intanto Maurizio Morselli che cerca anche lui un tentativo di rimonta, se la sta giocando con Carone. Maurizio pilota importante, esperto e navigato. E allora eccolo lì, Coletto alla caccia di Bettella. Può sembrare davvero un titolo di film, ma Coletto ha dato una paga come incredibile. Veramente di difficile anche interpretazione la tipologia di gara. Intanto dentro poi ci sono Boccellari, Bassi, Campanini, un po' tutti quanti gli altri piloti che saranno a completare quello che è lo scacchiere, il quadro per quanto riguarda le posizioni di mezzo. Qua uno slow motion su Marco Como che veramente prova a rinvenire, a risalire, ma non è la sua tipologia di gara. L'abbiamo visto fare tante rimonte, anche ad esempio Cremona, che è una delle sue ed è forse uno dei suoi circuiti principali, ma qua non riesce. E Coletto si sta avvicinando inesorabilmente a Bettella, mamma mia come derapa Coletto, guadagna minimo 2 decimi solo con quella derapata nella fase iniziale. Davvero il primo intertempo di Coletto è sempre straordinariamente importante. Cappelli intanto prova un sorpasso nelle retrovie su Diego Copponi, vediamo se ci riesce a completarlo, ultimarlo. Abbiamo notato le difficoltà, ma Cappelli non si sta rendendo, ci sta anche provando, si fa vedere, minaccia Copponi, forse su un rettilineo potrebbe provare a saltarne la scia per cercare di andare a sorpasso, chissà, vedremo se ci riuscirà, se non ci riuscirà questo lo scopriremo solo vivendo lì davanti. Voglio andare lì davanti perché ho visto che Coletto ha avvicinato e si è avvicinato ulteriormente a colui che sta dominando la gara, che è Alberto Bettella. Le telecamere qui indugiano sulla quarta, la quinta e la sesta posizione, infatti li vediamo evidentemente i vari piloti. Quello è proprio Edoardo Boccellari che si trova in quarta posizione, lo vedete quarto Boccellari. Coletto alle spalle di Bettella, guarda lì pure come scoda, come sgattaio la moto di Bettella, segno che comunque sta veramente mettendo a ferro e fuoco per provare a vincere gara 2 della RSA Tax 600. Ricordo che in gara 1 ha vinto Coletto, secondo Cristini, terzo Como, e ripeto, ribadisco, purtroppo Cristini è caduto al secondo giro, un contatto che poi valuterà evidentemente qualche slow motion di Maurizio Morselli, molto bello, un contatto che valuterà la direzione gara poi se sanzionare il buon Alberto Bettella o meno, mentre Coletto è a ridosso di Bettella. Coletto a ridosso di Bettella, adesso sta studiando in maniera inequivocabile tutte quante le tornate, sta cercando di sciorinare, probabilmente ha già rotto gli indugi. Coletto va di nuovo largo, vediamo se mantiene la prima posizione, forse no, le telecamere non ci aiutano, vanno su Cappelli che se la sta giocando con Copponi. Peccato perché potevamo vedere, tra poco comparirà l'up 7 su 8, no, è ancora dietro Coletto, ma sta davvero cercando di sbaragliare, di mettere lì alle con le spalle al muro, il dirimpettaio l'avversario. Como ormai ha mollato gli ormeggi, eccolo qua il tentativo da parte di Coletto che va interno in curva 1, sì, passa Coletto, vediamo se tiene la moto, ce la fa, è un po' il sorpasso in fotocopia rispetto a Marco Como al quarto giro, uguale, identico, vola Coletto davanti e adesso vediamo se Bettella ne ha per stargli dietro. Vediamo se Bettella ne ha per stargli dietro, io di questo non ne posso essere certo, non lo so, sicuramente non lo sta, sta cercando di non lasciarlo andare, sta cercando di stargli dietro, ci vuole provare fino alla fine a giocarsi la vittoria, la prima posizione, Bettella. E allora adesso Coletto davanti, Bettella secondo, terzo Como molto distanziato e poi Boccellari quarto. Boccellari che riesce a tenere alle spalle i rispettivi contendenti, mentre ci troviamo al ferro di cavallo, affronteranno il ferro di cavallo, poi giù in piega con
la chicane per andare a completare quello che è il settimo giro ed entrare nel final lap. Tra poco leggerete final lap, magari le telecamere non ci aiuteranno perché siamo su Stefano Cappelli, che ha provato e forse è anche riuscito a sorpassare in precedenza Diego Copponi. Eccolo qui il final lap, con davanti Coletto, dietro Bettella. Mamma mia, non mi stanno facendo respirare queste bestiacce. Che bella gara. Peccato per la caduta di Cristini, peccato per l'assenza di Benedet, perché qua ne vedevamo davvero 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 delle belle. Sarebbe stata una super gara con dei super piloti che se la giocano in maniera super. Di questo potete starne certi, perché questa è la Race Attack 600, perché questa è lo spirito di competitività. E soprattutto tra poco, quando andremo poi a fare il check dei punti, lì sì che ci divertiremo, perché può succedere di tutto. Probabilmente, alla luce di quello che sta succedendo quest'oggi con Coletto on fire che fa 50, molto probabilmente che a Cremona si andrà a giocare tutte le ultime chance residue, con un Bennett che magari torna per Cremona e può diventare un'insidia, con quel Bettella che ha davvero insidiato fino alla fine Coletto. Ma allora aspettiamo, no, aiutateci, mandateci con le immagini sui primi due per favore, è una richiesta, è un'esigenza. Eccoli qua, grande, grande la regia, con Coletto che tra poco affronta la chicane finale prima di mettersi sul rettilineo che sbandiererà e sancirà la vittoria di Super Luca Coletto. Secondo Bettella, terzo Como, quarto Boccellari. È questa la classifica di gara 2 della Race Attack. Coletto, Bettella, Como. A tra poco, perché tra poco andiamo a fare tutti i calcoli di quella che è una gara di quella che è stata una gara clamorosa, e tutti i calcoli finali in vista di Cremona. Stefano, ci siamo guardati e ho avuto da ridere. Dai, raccontaci di questa fantastica seconda manche. Ridiamo per non piangere. Allora, di positivo è che avevo fatto una partenza fantastica. Ero subito dietro a Bettella in terza posizione. Purtroppo in curva 1 è arrivato un pelino lungo, gli è scappato il posteriore, ha alzato la moto, io ho dovuto evitarlo, sono arrivato largo, mi hanno passato in tanti. E dopo ho cercato di rimanere lì e al giro dopo, nel rettilineo, sono arrivato lungo. Se un po' di vento a favore, la scia ho finito un po' troppo tardi, non me lo sono sentita di infilarmi, ho fatto lungo ed ecco che la gara è finita. Datti un voto da 1 a 10. Allora, tutto sommato, per i miglioramenti direi 8, perché ieri giravo a fatica in 13 e qualifica ho fatto 11.4, una delle migliori qualifiche che abbia mai fatto. E gara 5, perché c'è da migliorare, sia la partenza che è costante. Severo. Severo ma giusto. Grazie, alla prossima Stefano, ciao. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Eccolo qua Maurizio, finita anche gara 2, cosa ci racconti? Allora, intanto abbiamo migliorato il passo, non mi sono fatto passare, l'ho passato io, abbiamo preso un po' di punti, la moto adesso andava bene, era perfetta. Va bene così, chiudiamo così e andiamo a riposarci un po'. Abbiamo capito che è andata bene da come sei saltato giù dalla moto, sembravi una gazzella. Grazie, con ancora un ipopotamino. Comunque grazie ragazzi, grazie del vostro servizio. Grazie a te Maurizio, alla prossima, ciao ciao ciao. Eccoci qua, la direzione gara ha deciso, ha commissionato 1-0 a Bettella per quella caduta. Evidentemente con Cristini è stato ritenuto responsabile Alberto Bettella, che crolla come posizione, 112 punti, non si può andare a giocare nulla in vista dell'ultima gara, ma la cosa importante è che così facendo Como se ne prende 22 di punti da questa gara, perché è andato a stampare un giro importante, si prende un più 2 fondamentale che lo porta a 167, quindi 167 Como, 161 Coletto. Signori, qui si fa davvero la storia della Race Attack 600, si divertiranno, se ne daranno di santa ragione in quel di Cremona. Il doppio appuntamento ci dirà chi vince tra Como e Coletto. 167 Como, 161 Coletto a Cremona ragazzi. Grazie.